Luigino D'Angelo, pensionato di Civitavecchia, si era tolto la vita lo scorso 28 novembre, sembra, dopo aver perso circa 100.000 euro investiti in obbligazioni subordinate della vecchia Banca Etruria, azzerati in una notte, quella del 22 novembre scorso. Sulla vicenda, dopo il drammatico suicidio dell'uomo, la procura di Civitavecchia aveva aperto un fascicolo per far chiarezza circa le cause che avevano indotto il 68enne a compiere quel gesto estremo. Le carte del caso adesso potrebbero arrivare anche ad Arezzo, dopo che il legale che rappresenta la moglie del pensionato ha depositato la sua nomina al capo della procura aretina. Attualmente abbiamo fatto una denuncia presso la procura di Civitavecchia e abbiamo preso contatti anche con la procura della Repubblica di Arezzo per monitorare la situazione e valutare eventuali ulteriori procedimenti da seguire e da manifestare la volontà della signora Di Marcantonio per quello che è successo al marito. La nostra tesi difensiva è che si sia di fronte sicuramente ad un reato di truffa, il resto ovviamente è sottoposto al vaglio della magistratura e riteniamo che ci siano anche altre ipotesi da seguire, ma è presto per formularle. Ecco, perché alla procura di Arezzo? La procura di Arezzo, perché sembra che la procura di Arezzo stia valutando se da parte delle autorità dirigenziali della Banca Etruria vi siano stati degli input da inviare anche alle altre banche, quindi in particolare a Civitavecchia. La vostra volontà è quella di potervi costituire parte civile in eventuali procedimenti penali? Questo sicuramente è la volontà della signora Lidia Di Marcantonio, che ci ha sempre tenuto fin dall'inizio a cercare di tutelare la figura del marito a prescindere da quello che è il danno economico che ha subito, ovviamente ingentissimo.